Panini, criminali, Milano, centro, Duomo, sempre partiamo dal centro con i format, così vi do la possibilità di segnare i vostri posti preferiti nei commenti sotto al video dedicato, quindi panini, i vostri paninari. Se c'hai 11 anni e pensi che in questo video io recensisco con mollica o senza, ecco, guarda, hai sbagliato persona, hai sbagliato canale, hai sbagliato tutto. Te lo dico subito, così non perdi tempo e non mi dai views al video, non me ne frega niente. Io con mollica o senza non lo faccio, l'ho sempre detto, non ci casco in questa cosa di fare le view, perché uno è diventato virale perché ti fa con mollica o senza e danno dei panini che qualsiasi salumiere da Roma in giù, soprattutto a Napoli, te fa. Quindi se c'hai 11 anni non te lo vedere sto video, perché io con mollica o senza non te lo faccio, non sto alla ricerca dei views di un posto che hanno fatto tutti per strappare 2 views in più. C'avevo altri paninari segnati qua al Duomo e uno sta dall'altra parte, eccolo là, panino giusto, quello io mo vado a prendere, che è un franchising, però come abbiamo fatto altri franchising, comunque panini criminali centro, guarda, c'hanno tutti 15 anni in fila con zainetto. Poi in un mondo dove l'ipocrisia la fa da padrona, non è il canale per voi, andate a vedere altre cose. Ci stanno i canali delle persone che se mangiano Burger King, McDonald's, Americas, poi imboccano dentro un fast food di qualità, infatti la roba si paga perché è di qualità, e ho l'indigestione. Vabbè, dai, già farite così, basta, dai. Allora, sono entrato, ma cazzo, come volevi, con mollica o se... Ah, no. Ho speso 9,70 euro per un jolly, ho voluto prendere un panino comunque semplice, quale potrebbe essere un panino che vi mangiate qua, ovvero pane, prosciutto, qua, prosciutto di Parma, brie e salsa tartara. Ovviamente, regà, non mi aspetta il panino dei panini, anzi, perché comunque appunto mi sembra che è un franchising. Qua ciabattina, il panino è questo, è per 9,70 euro, è piccolo. Ciabattina, niente di che. Pomodoro, brie, salsa tartara e un prosciutto di Parma che mi sembra proprio una tartare, carne cruda. Ma li volemo da prosciutti stagionati, santa pazienza. Questo se ci avrà 14 mesi è grasso che cola. Ma pure all'esse lunghe i prosciutti che ci hanno dicono dei datteri dei 18 mesi. Cavolo, questa è proprio carne cruda, ma si vede. E per 9,70 euro è proprio troppo. La ciabattina, anche se non è un granché il pane, comunque riscaldata bene, scrocchia, quindi rende, ok? In bocca ci sta. Qua il panino te lo fa il brie e la salsa tartara, perché il prosciutto è veramente un prosciutto dozzinale. Assaggiamolo meglio, assaggiamo solo il prosciutto, ma mi pare proprio che sia così, eh. Sì, carne cruda. E che te devo dire? Boh, nel complesso in bocca non è manco male. Però a 9,70 euro, cavolo, vabbè che stiamo al centro, al Duomo, vabbè che posso fa un confronto dei prezzi, però boh, è appena sufficiente. 6? Panino a 6? Mi ferma la fame, continuo a passeggiare e vado avanti? Io direi quasi magnato tema. Pure quello magnato teo. E ora restiamo qua. Cioè, sto a vedere più il Duomo del Colosseo. C'ho un po' di mal di stomaco, eh. Comunque, il prossimo è Marcellino, il sarto del panino. Oh, Marcellino, facci sognare, eh. E fanno le foto con i piccioni. Ma non gli cacano addosso. Oh, passaggio Duomo. Marcellino, il sarto del panino.
già un prezzo un po' più congruo, 8,50 euro, comunque stiamo proprio là dentro in faccia al Duomo, come vedete. Marcellino, il sarto del panino, in effetti il panino te lo cuoce proprio addosso, perché c'è tutto un sistema suo di condimento. Lui sul tagliere mette, l'ho preso con il crudo di Norcia, ci mette il prosciutto e lo condisce, te lo mette tutto un bello sistemato bene, che c'ha volume, e te lo condisce sul tagliere. Poi prende una ciabattina classica, ciabattine della qualunque, le apre, condisce anche le ciabattine, poi con il coltello infila sotto alla al prosciutto condito e preparato e lo inserisce dentro al panino. Il risultato finale per 8,50 euro è questo. Comunque rapido, sempre panineria fredda, ma tanto appunto ci muoviamo su quella, no? C'era la fila dell'A, abbiamo fatto il panino giusto, facciamo questi, comunque panini freddi. Qui c'è appunto il crudo in orcia, che ha tutto un altro aspetto rispetto al parma di prima, salse, granella di mandorle, questa dovrebbe essere una salsa di pomodori secchi, e melanzane grigliate con un po' di formaggio sotto. Lo vedete, comunque questo prosciutto c'ha tutto un altro aspetto, mo sicuramente non sarà il prosciutto più buono della vita. Niente olive con le mandorle, niente taralli sbriciolati, cose molto più semplici. Non è male questo panino, eh? È tutto abbastanza decoroso, cioè gli ingredienti dentro, soprattutto se poi contestualizziamo dove cavolo siamo e siamo finiti. Non è male, e nel complesso rende bene. La roba che ci ha messo dentro, le melanzane, il formaggio, pomodori secchi, granella, le mandorle, non coprono il sapore del prosciutto. Cioè il prosciutto si sente che te sta a mangiare un panino al prosciutto. Quindi, io per 8,50 euro, voto 7,5 te lo do. Non mi sento affatto solato. Soprattutto un faccia al Duomo, che mi stai facendo mangiare discretamente. Marcellino, il sarto del panino, 7,5 sì. Andiamo avanti, che c'è Cesarino, il mago del panino. Siamo proprio alle spalle del Duomo, via Pattari. Aspetta, mo ve lo dico, via Pattari 2. E qua l'utenza già è differente, perché stanno tutti in camicia. Pausa pranzo ufficio, lavoro, Cesarino, più buono, più del pane. Dai, andiamo a sentire com'è sto panino. Sempre freddo, oggi panini freddi, quindi niente hamburger cotti e altra roba. Scrivetemi i paninari vostri di fiducia qua sotto. Cesarino, insegnagli a tutti a fare i panini, va. Prezzo ancora più basso, 7,50 euro. Per un numero 23, che a Roma è bucio de culo. Nella tombola romana, quando esce il 23, c'è sempre quello zio a Natale che ci parte da Sub Augusta per dire è bucio de culo, da Piazza dei Mirti proprio ci parte. E infatti quando a Roma vediamo una bella ragazza passeggiare, ci asteniamo da qualsiasi catcalling, perché ragazzi non si fa, però tra noi maschietti diciamo che bel 23, in questo caso da Cesarino, e il 23 è un bel paninozzo con un pane. Vabbè, non, ormai i pani non li commentiamo più, comunque insomma, si vede che il pane non è da commentare, ma con una bella finocchiona dentro è abbondante, 7,50 euro, una bella sleppa di panino. Quindi anche se il pane poi non è ottimo, comunque sono pani surgelati, anche perché lavora a rotta di collo, gli ingredienti diventano molto belli, molto freschi, ma anche perché, regà, per forza lavora a rotta di collo, cioè c'è il filone di gente continuo e ininterrotto con i numeretti.
Infatti, ecco, sullo scontrino qui era il numero 76, io ho dovuto aspettare 10 minuti prima di piar panino. Però ecco, la finocchiona è abbondante e mi sembra buona. Poi ci sta appunto delle melanzane grigliate, della provola. C'è un bel aspetto, dai. Che ne dite? Che pensate? Un buon panino. Comunque il pane, se sai fare lavoro e ci metti un minimo di amore, me lo piastri bene, gli dai comunque una buona resa. Buono. Buono poi. Anche al prezzo giusto, se può dire. 7,50 euro a spalle al Duomo. Quello al Duomo, se intravede dallo scorcio, va? No? Cioè, voglio dire. Buono Cesarino, infatti c'è la fila, tutto congruo, prodotti, sapore, prezzo, abbondanza, 8, meno, comunque stiamo parlando di panini freddi, non c'è niente di cucinato, non c'è niente di complesso, 8 meno. Cesarino 8 meno, abbiamo chiuso un bel giro, perché mo partendo da quel franchising che appunto non è stato niente di che, anzi rimodulando il voto anche col prezzo e vedendo comunque poi quello che trovi vicino alla piazza a molti meno soldi, anche 6 meno il primo, assolutamente non all'altezza, però appunto non vedo neanche il motivo di rimanere lì a Piazza Diaz quando magari c'hai Cesarino in un vicoletto che ti fa pure sprizzo a 4,50 euro, quindi io ho detto poi fate voi. Intanto mi aspetto che mi scrivete i vostri paninari qui sotto, se vediamo al prossimo video, grazie sempre di guardarli, e comunque se Mollico Senza aprirà un'altra sede, io glielo auguro comunque, sicuramente andrò lì un paio di giorni dopo a fare il video con l'obiettività che da sempre mi contraddistingue. Ciao!